Sviluppato da Machine Games, gruppo svedese all'esordio, Wolfenstein The New Order segna il ritorno sulle scene degli sparatutto classici. I fatti di questo reboot, al centro dei quali c'è sempre il sergente William Blazkowicz, cominciano nel 1944, con il contingente degli alleati in netta difficoltà a tener testa alla macchina da guerra nazista. Gli eventi prendono ben presto una piega inaspettata. Il nostro protagonista si becca una scheggia metallica nel cervello e finisce in uno stato catatonico per 16 anni. Quando si risveglia in un manicomio polacco è il 1960. I nazisti hanno vinto la guerra ed esteso il proprio dominio su tutta l'Europa. Comincia così la storia di rivalsa del sergente e dei suoi compagni, un racconto lungo e intenso, scritto in maniera veramente eccezionale. Le due linee narrative principali, quella del soldato tutto d'un pezzo e una invece ben più drammatica, si combinano in una strana esaltazione vendicativa. Il titolo pubblicato da Bethesda è l'esempio lampante di come anche gli sparatutto in prima persona possano intrecciarsi con un racconto di qualità. La presenza di due cronologie distinte e parallele, decise da una difficile scelta che si paleserà all'inizio dell'avventura, è solo l'ultimo tocco di classe di un titolo che vanta una caratterizzazione smisurata. Nella sostanza, Wolfenstein è uno sparatutto in prima persona che sembra la diretta evoluzione di quelli degli anni 90, diretto, veloce e martellante. Alcuni dei momenti più riusciti di The New Order sono proprio quelli in cui il titolo esibisce questo suo amore incondizionato per il massacro. In questa concreta violenza, nelle teste che esplodono e nel rinculo potente delle armi, c'è la stessa esaltazione che affiorava nel gameplay di Rage. Per fortuna, Machine Games ha lavorato attorno a questa base, per costruire uno shooter che potesse essere più vario e strutturato. Troviamo così un buon numero di situazioni in cui è incentivato l'approccio stealth. Ci sono nel corso del gioco un paio di momenti in cui l'avanzamento silenzioso è addirittura l'unico possibile. Qui, per evitare il trial and error, il team ha preferito smussare la difficoltà e rendere le guardie ben poco determinate. Si tratta forse delle fasi meno riuscite del gioco, che mettono in luce in maniera ancora più evidente i limiti di un'intelligenza artificiale non proprio sveglissima. Ma quando invece la componente stealth si amalgama e si integra con l'avanzamento classico, tutto funziona a meraviglia. La facilità con cui è possibile passare da ritmi ragionati a momenti di fuoco intenso sottolinea l'ottimo lavoro del team in fase di design. L'avanzamento in Wolfenstein è in buona sostanza un'operazione sul ritmo di gioco, che garantisce un'eccezionale varietà di situazioni. Quasi tutto è al posto giusto. Il sistema di coperture che permette di sporgersi dai ripari si rivela funzionale, la gestione della vita, che non si ricarica mai completamente, è orgogliosamente diversa rispetto a quella degli sparatutto all'acqua di rose. Il livello di sfida è alto e stimolante, anche se in effetti l'intelligenza artificiale è abbastanza spicciola. Assieme ad una lievissima linearità che emerge a tratti, questo è uno dei pochi difetti di The New Order. In Wolfenstein poi ci sono non solo un sacco di collezionabili interessanti, ma anche un sistema di sviluppo del personaggio legato ad una serie di obiettivi. Per potenziare il vostro Blazkowicz, insomma, dovrete cercare di dare il meglio in ogni situazione. The New Order viene sorretto integralmente da questa sua inaspettata duplicità, che si estende dal comparto narrativo anche a quello ludico. La trama sa essere al contempo delicata e brutale, mentre il gameplay violentissimo si abbandona a tratti alle gioie dell'esplorazione e ad una progressione meno diretta. Dal punto di vista tecnico svetta soprattutto il lavoro di caratterizzazione, che vede il mondo di gioco costruito con una meticolosa attenzione ai dettagli. Passando a texture e poligoni, il look di Wolfenstein è davvero molto simile a quello del già citato Rage, e del resto le specificità del motore di ID Software sono subito riconoscibili. La potenza computazionale delle console di nuova generazione ha permesso di ottimizzare l'engine, e adesso non c'è più il pop-in delle texture, e gli unici problemi riguardano i tempi di caricamento ancora estesi. Pur senza gli effetti particellari e la risoluzione che si riesce ad ottenere sui PC più recenti, su Next Gen Wolfenstein dimostra solide performance, testimoniate dai 60 fps costanti. Non facciamo mistero del fatto che a livello grafico Wolfenstein non sia un titolo miracoloso, ed anzi che in certi momenti gli entusiasmi siano frenati proprio dall'impassibilità dei volti o dalle animazioni legnose. Tuttavia nel complesso il colpo d'occhio funziona, sia negli ambienti chiusi che in quei rari casi in cui la profondità di campo si allarga. Davvero ottimo il doppiaggio italiano curato da Synthesis, non fosse che i livelli delle voci sono troppo bassi rispetto a quelli degli effetti e della musica. Sei già stanco, pirato? È una guerra, non una passeggiata domenicale. La vera forza di Wolfenstein The New Order sta in questo suo cercare costantemente soluzioni alternative. Sequenze stealth, momenti solo ed esclusivamente narrativi, variazioni alla formula classica.
La lunga avventura del nuovo Wolfenstein non presenta tempi morti e si intreccia con una storia che sa far coesistere temi e toni diversissimi. L'orrore della guerra e dell'etica nazista, l'esaltazione per un militarismo esplicito e vendicativo, ma anche i toni delicati e toccanti del racconto di resistenza trovano spazio in un'avventura ben tenuta, la cui sola colpa è quella di avere un comparto tecnico già superato dalle avanguardie della next gen. Resta un titolo da giocare, anche solo per ricordarsi che esistono altri modi di intendere gli sparatutto in prima persona. Aus den Schuhen heraus.